Prova. Ecco, prova. Oh, ok. Allora, da anni non riesco a fare da questo così. Ma... Allora, faccio parte, diciamo, della da poco tempo sono presidente di un'associazione che si chiama Associazione Lello Volpe con i Bambini. Perché Lello Volpe con i Bambini? Voglio raccontare un po' la storia di chi era Lello Volpe. Lello Volpe era il primario di endocrinologia del reparto del Cardarelli, dove io lavoro. Un medico, diciamo, che con noi da 4-5 anni, con gli attivisti del territorio, appunto parlavamo di prevenzione dal basso, ha deciso insieme alla sua associazione di fare prevenzione appunto. Cioè prevenzione secondaria nei territori della Terra dei Fuochi. Era un medico praticamente che era molto attento alle problematiche dell'ambiente e aveva appena praticamente, cioè aveva praticamente deciso alla nostra richiesta di poter aiutarci nel nostro territorio di fare prevenzione secondaria, screening e tirotei. Lui praticamente si è accordato con noi e abbiamo fatto un progetto di screening tiroidei. Perché praticamente screening tiroidei? Perché secondo il professore Volpe, che purtroppo mi sto un po' emozionando perché il professor Volpe non c'è più, il professore Volpe è morto il 22 aprile dell'anno scorso. E noi come associazione facciamo questi screening tiroidei sul territorio con lui, come altre associazioni, come attivisti del CCF. Poi praticamente è successo che ci siamo dovuti fermare e durante questo, per la sua morte, preferirei farlo dopo questo intervento. Sì, dai, quindi un po' fiato. Allora, innanzitutto permetto una cosa, vorrei parlare più a braccio. Allora, io ascoltando poco tutti i relatori, ognuno ha detto qualcosa di giusto, soprattutto chi ha parlato di prevenzione secondaria, di prevenzione primaria, di agenti tossici, di inquinanti ambientali. Chi ha parlato di chi fa e chi non fa sul territorio, delle nostre istituzioni, quelle che non fanno e quello che fanno. Io mi sono affacciata nel campo dell'attività, dell'essere attivista, con persone, diciamo, lodevoli, persone praticamente che hanno deciso di abbracciare la causa proprio per aiutare sia a bonificare l'ambiente, sia a far sì che le istituzioni si adoperassero per fare qualcosa. Nel mio piccolo, che cosa sono riuscita a fare? Ecco, insieme al professore Volpe sono riuscita a fare degli screening tiroidei nelle scuole medie per poter dimostrare alle istituzioni che ci sono delle patologie tiroidee nei bambini nella fascia d'età che va dai 10 agli 11-12 anni. Cosa strana per il dottore Volpe, perché lui diceva che, essendo la tiroide un organo molto sensibile, è più facilmente colpita da agenti inquinanti, e quindi è un organo sentinella, un organo spia. Quindi per lui indagare sui bambini e trovare anche una piccola percentuale, anche del 10% di patologie tiroidee, per lui era importante, era determinante, perché si andava praticamente a prevenire ed a curare delle eventuali patologie che potessero far ammalare, diciamo, il soggetto, il bambino. Il bambino di oggi, che in effetti è l'adulto del futuro. Quando poi è venuto a mancare, abbiamo deciso di dare questo nome
all'associazione per commemorarlo, per dargli onore, perché è stato uno dei primi medici che si è speso nel nostro territorio, è stato uno dei primi medici che ha parlato di inquinamento ambientale e di interferenti endocrini. Appunto, il chimico là parlava di diossine. Io posso dire che accanto alle diossine, come interferenti endocrini, non sono un medico, sono una persona che ha letto, si è un poco documentata. Ci sono anche altre sostanze come i metalli pesanti, come i PCB, come i furani, tante sostanze che noi troviamo nell'ambiente a causa dell'immissione, volontaria o involontaria tramite l'aria, tramite praticamente gli sversamenti, quindi attraverso la catena alimentare è facile che un soggetto, un essere umano, possa praticamente ammalarsi, perché facilmente queste sostanze entrano in circolo. Allora, il problema è questo, è importante soprattutto, è importante la prevenzione primaria e questo lo dobbiamo chiedere alle istituzioni. Le istituzioni non rispondono e quindi ci siamo mosse noi dal basso per controllare, per vigilare, per dire praticamente che cosa bisognerebbe fare e non fare. È stata fatta una legge sulla terra dei fuochi che ha finalmente portato alla ribalta il problema della terra dei fuochi quando non esisteva. Ma il problema della prevenzione secondaria, fare degli screening sugli esseri umani è altrettanto importante, perché un altro discorso che io farei è questo: se noi diciamo che il territorio è inquinato e quindi abbiamo diossine, i pascoli praticamente sono inquinati, quindi attraverso gli animali noi possiamo mangiare carni, uova, latte, eccetera eccetera, perché non possiamo vedere anche noi nel nostro sangue che cosa abbiamo? E ci sono, come l'avvocato Valentina Centonza ha detto, ci sono dei centri appositi, quali il CAP, che possono tranquillamente aiutarci a trovarci praticamente queste sostanze, queste presenze di metalli pesanti o anche PCB, furani. È stato dimostrato che anche il benzene è responsabile di una malattia che si sta facendo sempre più avanti. Mi scuso che parlo al posto di un medico, ma io non sono un medico, però io lo so, perché persone che hanno fatto dei test, e conosco una persona, e non ci tengo a dirlo, però è vera questa cosa e Stefano mi può dare testimonianza. Una persona che si è ammalata di leucemia linfatica cronica ha il benzene nel sangue e anche PCB molto elevati. Questa persona, non lo dico, a questo punto è mio marito, è Vincenzo Tosti. Allora io mi chiedo, com'è possibile che una persona che non ha mai lavorato in una fabbrica, in un'industria, una persona che praticamente faceva tutt'altro lavoro, trattava materie alimentari e poi si è data ad altri tipi di attività, fa l'operatore sociosanitario, abbia nel sangue questi PCB e questo benzene? Allora mi chiedo, si può fare qualcosa? Guarda, si deve fare qualcosa? Ha bevuto benzina. Allora, ecco, una cosa assurda, quindi allora dico, le soluzioni ci sono, noi abbiamo la possibilità di fare qualcosa, purtroppo non ci sono studi scientifici ancora, non abbiamo ancora rilevanze grosse scientifiche. Lei diceva prima che ci sono sulle diossine, ci sono, però come mai le istituzioni non lo prendono in considerazione? Come mai ci sono delle persone che noi della rete abbiamo mandato al CAB 2-3 anni fa, che avevano, da soli ci siamo fatti praticamente questi test, da soli abbiamo cercato di capire che se eravamo puliti o no, se eravamo intossicati o no, a titolo volontario. Qualche persona che è andata a titolo volontario al CAB si è sentita dire dal primario del CAB ma che è una moda fare questi test tossicologici, come se praticamente fosse uno scherzo, una barzelletta. Questo mi sa tanto che di incompetenza, di persone che praticamente non vogliono sapere, non vogliono essere alla ricerca della verità, non vogliono praticamente, o perché sono persone, io non parlo del primario del CAB, ma parlo di tutto il sistema,
o perché sono collusi, sono persone che praticamente sono collusi con la politica. Il mercato delle aziende farmaceutiche è troppo praticamente pervasivo, per cui a loro forse interessa, mi sono chiesta, interessa che le persone si ammalino di tumore, si interessano che si ammalino di leucemie. Com'è possibile che i reparti oncologici sono pieni di bambini, sono pieni di e soprattutto la malattia, diciamo le malattie ematologiche, se c'è qualche medico che me lo può confermare, continuano ad aumentare in crescita. E continua l'incidenza e continua anche la mortalità. Allora qualcosa si può fare. E la nostra associazione, che nell'ambito della rete di cittadinanza e comunità, si inserisce proprio allo scopo di dire a tutti che c'è questa correlazione tra ambiente e salute. Un diritto alla salute è negato doppiamente perché non c'è una prevenzione che si faccia veramente, soprattutto nel, come diceva il dottor Costanzo nella sua relazione, non si abbassano le fasce di età della prevenzione. E io lavoro in ospedale, vi posso dire che forse sbaglio a dirlo, non lo posso dire, ma lo vedo. Non posso dire le percentuali perché non le ho fatte, però ogni giorno vengono da me persone giovanissime di 22, di 27 anni che hanno il cancro, oppure vengono da un'esperienza oncologica e quindi vengono a controllarsi per metastasi. Io lavoro al reparto di neuroradiologia, lavoro in TAC e quindi vi posso dire che tutti i giorni io sto a contatto con queste persone. Non è mio compito stare a dire qual è la percentuale, se quel giorno sono in più o sono in meno, sai il fatto che io li vedo e non ce la faccio più a vederli, non ce la faccio più a vederli. Grazie, è veramente toccato.